deputati che prima di presentarlo come deputato è un attivista da anni, che io conosco da anni come facevamo attività, perché è quello che è il Movimento 5 Stelle, cioè sono persone semplici come noi, come chiunque, che adesso portano la voce dei cittadini. Allora, Massimo Baroni, che sta nella Commissione Affari Sociali, si occupa in particolare dei giochi d'azzardo, della ludopatia, ci spiegherà lui, mi sa meglio che cos'è, e prima di tutto è un attivista storico. A me sembra ieri di essere entrato in questo movimento, quindi non mi considero un attivista storico, mi ricordo quando eravamo in 30 e sul territorio romano, sempre molto litigiosi perché il romano è difficile, eccetera, e cercavamo insomma di... ed eravamo delle persone che avevamo delle visioni di una società diversa e ci mettevamo in gioco, quindi... Noi ci mettevamo in gioco perché credevamo che magari la mia è un po' una deformazione professionale, però quel luogo era comunque un luogo pulito, mentalmente pulito, per sentirsi strani ma allo stesso momento sentirsi sani. Questo era quello dell'esperienza iniziale quando eravamo quattro gatti, quindi io vi invito tutti voi a cercare di capire e vedere che forse un'alternativa esiste. Un'alternativa alla televisione, io ho spento la televisione da 4 anni, adesso ho dovuto staccare pure il disco fisso, mia moglie mi sta dicendo di tutto, di più, perché a parte la radio e internet e la mia assenza non ha la possibilità di interagire con dei mezzi normalmente massificati. E, quindi io in questo momento mi sto occupando, facendo degli studi insomma, in cui tiri uno via uno strato, è come una cipolla, e poi tiri via un altro strato e c'è sempre più puzza, ed è la filiera del gioco d'azzardo. Questo è un labirinto incredibile di porcate, dove se non ci fosse da piangere ci sarebbe veramente da ridere di come questi programmatori finanziari, perché stiamo parlando da una parte... è come se avessimo tre cerchi, è come se avessimo la malavita organizzata, quella classica che conosciamo tutto, l'andrangheta, la camorra, la mafia, che hanno trovato mille metodi per eludere il fisco e per eludere la possibilità che le VLT, le slot machine vengano tassate o vengano controllate dagli enti territoriali, dagli enti statali. Poi abbiamo un altro cerchio, questo cerchio è europeo e mondiale, ed è il cerchio delle lobby, dei colletti bianchi, e tu trovi dei decreti direttoriali dell'autorità autonoma monopoli dello Stato che dopo che l'hai letto 5 volte ancora non hai capito come viene tassato il casinò online e il poker online, perché ti fanno tutta una serie di riporti, sono leggi che sono state scritte dalle lobby dei colletti bianchi. Io vi dico solo che questa determina che tassa il gioco d'azzardo online, che è un raccolto di 14 miliardi in un anno, è tassato allo 0,6%. Voi sapete quanto pagate l'IVA, vero? Ok, quindi tralasciando il fatto che sia una patologia che si rivolge magari a delle frange deboli della società, perché una persona poi si chiude in uno stato autistico perché non ha una visione, non ha un progetto di vita alternativo, perché in questo momento di insicurezza sociale è molto più facile chiudersi e spendere quegli ultimi soldi che un imprenditore ha per un rapporto matematico folle di vincita rispetto a quello che può essere scommettere invece su un bene comune. Ok?
Io oltre a questo, insieme a Marina, ci proviamo, perché anche quello è un labirinto. Parliamo di assistenza di medicina territoriale, parliamo di sanità d'iniziativa, cioè sono cose che per noi nel Lazio e in tante altre regioni sembra fantascienza. Sanità d'iniziativa, mi stai piando per il culo? No, esistono 5 regioni in Italia dove, caso strano, i conti sono in ordine, là dove viene fatta la sanità d'iniziativa. Ovviamente il Lazio non ha questo tipo di fortuna, perché ovviamente anche noi siamo soggetti a certi numeri. E io mi occupo anche di assistenza territoriale per quanto riguarda tutta l'area dell'handicap e per quanto riguarda tutta l'area delle malattie croniche. In Italia abbiamo 4 residenti in Italia su 10 che hanno una malattia cronica. Queste persone sono subacuti e postacuti e vengono completamente abbandonati, e in teoria quello è un diritto. Noi abbiamo diritto a chiedere una programmazione su una malattia cronica, ho diritto a vedere un fisioterapista ogni 15 giorni, se non posso andare in ambulatorio il fisioterapista deve venire a casa mia, questo è un diritto, ma noi non lo sappiamo, perché l'unica cosa che sappiamo è che dobbiamo chiedere un pronto soccorso. Il pronto soccorso purtroppo c'è e deve essere utilizzato, ed è c'è una domanda eccessiva di pronto soccorso, perché i subacuti e postacuti vengono completamente abbandonati con delle patologie croniche neurodegenerative che molti di voi lo sanno, possono essere devastanti per tutta la famiglia che gli sta vicino. Quindi questi sono i miei temi, sono su Facebook, sono su YouTube, e martedì ci sarà una prima discussione degli emendamenti per il gioco d'azzardo patologico. Abbiamo presentato 46 emendamenti su 160, abbiamo fatto una pressione enorme anche grazie ad Alessandro, che ha postato certi momenti estremamente di grandissima tensione. Hanno accolto già l'80% delle nostre richieste sul gioco d'azzardo patologico, contiamo che arrivi in aula la legge sul gioco d'azzardo circa nella seconda metà di febbraio. A quel punto lì ci sarà veramente la guerra, perché sono 88 miliardi che vengono tassati al 10%, quindi noi ci stiamo preparando a questa guerra. Per favore, informiamoci tutti, rimaniamo uniti, perché veramente ci stanno fregando in mille maniere. Grazie. Bravo Max. Allora.